Carlo Giovanardi è stato ministro per i rapporti con il Parlamento. Una cosa che mi ha colpito in questi giorni nella vicenda di partenza è che non pensavo che al Ministero dei Rapporti col Parlamento arrivassero lettere della Total o di grandi imprese per cambiare le leggi. Il Ministero dei Rapporti col Parlamento arrivavano quando lei si occupava dei provvedimenti legislativi. Lettere della Total? No, ma poiché la Total devono essere autorizzate dal Ministro dei Rapporti col Parlamento, sicuramente a 360 gradi, per esempio la Coldiretti, quando aveva problemi che riguardavano l'allevamento, riguardavano la tutela del Made in Italy, l'importazione dall'estero, o magari veniva a chiedere che non entrassero dalle frontiere latte straniero per mettere in concorrenza con i nostri allevatori. Veniva anche da Giovanardi. Cioè io da quando faccio politica si chiama democrazia, no? Sì, sì, no. Di solito la società civile, le imprese, i produttori, i sindacati vanno a parlare con i responsabili politici per orientarli come è giusto. Io ci sono offesi, ma anche in quella legge che io non condivido sugli incidenti stradali, perché la considero una follia mettere in carcere 18 anni la madre di famiglia che non ha fatto assolutamente nulla, è chiaro che anche lì c'è stata una lobby, sono andati dal Presidente del Consiglio, si sono fatti fotografare, hanno orientato il Parlamento. È un reato? Ah. Quindi capitava anche all'epoca in cui lo faceva lei che diciamo, le cosiddette lobby si rivolgessero anche lì. Quando c'è la democrazia nel mondo, negli Stati Uniti, in Inghilterra, dappertutto, siamo d'accordo, esiste questa fisiologia di rapporti fra la società civile e la politica che è fatta apposta, perché di solito che vince le elezioni negli Stati Uniti, che il presidente che elegge nomina i ministri, nomina le persone, nomina gli ambasciatori. Se no ritorniamo a quando ministro ero, venne a rompermi le scatole perché risultava che avevo detto a Gianni Letta per una nomina che spettava al governo, le ho fatto un'indicazione, dice ma lei si è permesso come ministro di dire al sottosegretario ha suggerito un nominativo, dico certo, fatto il mio dovere, datemi la medaglia d'oro, questo nominativo che lo deve suggerire la Repubblica, la massoneria, gli amici degli amici, no. Se lo deve nominare il governo è giusto che un ministro abbia dei suggerimenti. Il suo mestiere. Ma lei l'avrebbe fatto un favore alla Total, che è quella che ha scatenato la guerra in Libia di fatto contro l'ENI, perché non dobbiamo nasconderci che la Francia fece la guerra in Libia per cercare di prenderle. Io volevo le centrali nucleari in Italia perché ero convinto che la centrale nucleare in Italia facesse una grande cortesia agli italiani, perché dobbiamo continuare a pagare adesso qui a Roma dappertutto ai francesi la loro energia nucleare che costa un occhio della testa. Ce l'abbiamo ai confini, ce l'abbiamo in Slovenia, ce l'abbiamo dappertutto, quindi io ero per le centrali nucleari. Se poi mi dice che doveva costruire le centrali nucleari, è un altro discorso. No, magari avrei cercato qualche altro soggetto, la Total che è andata a fare la guerra in Libia, ha spinto Sarkozy a fare la guerra in Libia. Non credo che nell'emendamento ci fosse scritto Total, c'era scritto l'autorizzazione a poter operare in un certo modo. Magari gli avrei messo invece i bastoni fra le ruote, magari se ne vanno e arriva qualcun altro che è più gradito. Allora quello sì che sarebbe stato non opera da governo e da legislativo. Io finivo in carcere. Cioè, autorizzare, io avrei autorizzato le trivelle, avrei mantenuto la norma che consentiva a noi di estrarre il gas e non ai croati e di non mandare uomini a morire in Libia per garantirci il gas. Poi una volta autorizzato l'estrazione del gas ci saranno appalti, ci saranno concorsi, ci saranno aziende italiano-estere che concorreranno per andare all'estrarlo. Qui ci sarà da concordare quante royalties e quanti soldi fargli spillare, giustamente come benessere, per tutti gli italiani per queste concessioni. Questo deve fare il governo, secondo me, il Parlamento. Grazie.